Nunzia, una parola per descrivere quello che è stato il Capodanno ai Rizzoli. Una parola che può essere... Una parola che può essere un aggettivo o comunque una parola tua personale per descrivere questo Capodanno. Dai. Cazzo, guarda, tu hai sticato a alzare la testa. Cazzo. Ma te che cazzo, dammi la sacca. Fuoco. Fuoco, visto? Fuoco. Vabbè. Maria Laura, cosa hai provato in queste sensazioni? Una parola sola. Sono coperto sia a livello. Allora, lei ha detto fuoco e io dico. Dai, una parola che possa descrivere le tue sensazioni dell'aver vissuto questo caspita di Capodanno ai Cosa hai provato? Tanto famoso, cosa tanto vorresti declamato. Fare ancora in questa notte? Che dovevamo pogare. Altre mi vuoi fare una cortesia? Mi prendi un bicchiere di vino che non ho bevuto. No. Dimmi, Maria là. No, cosa volevamo fare? Dovevamo pogare. Pogare con Alfredo. Ma nemmeno gli alberi si sono prestati a questa cosa. Niente, si bella. Il video sei proprio non perché non lo sai dal vivo, il filtro fa la sua parte. Molto 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 carino. No. Quindi che cosa hai detto? Niente, cazzate. Una parola. Aspetta che abbiamo un'intrusione, cioè una special guest direttamente vieni a aiutare. Vogliono sapere da me cosa ho provato in questo Capodanno. No, dimmi. Oman. Sì, ma di preciso volevo sapere come. Muscat. Non lo so dire. Va bene, comunque. Comunque la mini Maria Laura. È stata una continua pendenza. Quindi direttamente dalla possiamo dire Stefano che è stata questa Capodanno è stata una continua pendenza. Lei sta in pendenza. Allora, in pendenza. Stefano, una sola parola per definire il Capodanno ai Rizzoli. Benvenuti nel Capodanno nella disca. Una sola parola. Disca. Una. Disca. Perché per gli ignoranti è disco, quindi andiamo a ballare figo. Invece disca per chi. Wow, è bellissima questa cosa. Complimenti. E complimenti anche perso per la retina. Dentistico fantastico. Non ho mai visitato un dentista in vita mia. Appunto, no. Si capisce, quindi va bene così. Ah, tengo il rito su. No, che. Ma vaffanculo, vaffa, ho detto vaffa perché così. Ok, quindi è disca. Disca. La parola tua. Okay. Capodanno nella disca. Pendenza. Non posso pretendere niente. E mo Sandra? Sandra. No, è una parola da tutti. Una parola. Una. Portocruaro. Come? Una parola da questo Capodanno ai Rizzoli. Voglio capire che ha detto Stefano prima. Disca. E che ha detto prima? E eravamo un pizzico a Montano, forse ragazzi. Non c'è bisogno. Dove andate a Capodanno? Nella disco? No, andiamo nella disca. Per favore, è un po' uno figo, dai, che è stato un po' a Milano e parla figo. Ho detto solo te, cazzo figo. Come coach? Tu aspetta. Ragazzi, a scatola chiusa. No, levala da là. Ti parte 5 euro. Allora, una parola per i pensanti Rizzol. Per i pensanti, se ripensate tipo per i pepe. Che bella disco disca. Allora abbiamo anche dall'Oman arriviamo a Berlino con Francesco Lamanna. Allora Francesco Lamanna perché io dico sempre Dublino? Mi devo proprio impegnare per dire Berlino. Vabbè, allora Francesco da Berlino dice sì. Mamma mia, no, guarda. Sei violento le tue amiche. Francesco da Berlino così. Francesco, una parola per esprimere più che decifrare, per esprimere proprio anche in maniera molto sentimentale. Questo tuo Capodanno ai Rizzoli. Sesso, droga e rock and roll. Una parola. Non già mai l'ho. Tu visto mai nell'Ita. Ma no, non so dire. Allora, una parola per abbiamo capito. Ma la parola dell'anno? La parola della sera? La parola, sì, sì. Di lingua. Una parola dell'anno. Parla.
Upilo. Andiamo sull'orecchio. La parola di Capodanno. Francesco, per favore, Upilo. Scusami, ma puoi sbrigarti. Io sto provo con le piace. Ci sono tre persone. Sole, cuore, amore. Che non vedrà nel 2013. E sono qui. Va benissimo. Fa un giro, va la panoramica sulla ravanata. Andiamo avanti. Oddio, questa merda, dov'è andata Biancarotti? Ma dammela a me che faccio due foto. Dammela a me che faccio le foto. Scusa, ma secondo te non fa le foto? Noi qua ci siamo stati, non siamo stati qua. No, lei si è messa luce rende l'occhio. Ok, allora, no, orecchio, vai. Che no, facciamo? No, no, una parola. Ma io mo sono arrivato. Mo sono arrivato. Vale una... Ritardo. Come? No, ritardo. Ritardo, perfetto. Giulio, anche te per orecchio o per... No, per orecchio. Mi dà fastidio. Per orecchio, ok, vai. Vorrei salutare i miei genitori. Ciao mamma, ciao papà. No, non è possibile. Sono un paese lontano. Scusate. Sì, amore. Scusate. Allora, ti darò una parola per questo Capodanno ai Rizzoli. Affumicato. Chiedere, prendere lontano da me, per favore, in questo momento. Grazie. Affumicato. Affumicato. Oggi abbiamo anche il presidente dell'associazione. Siamo pezzi di specchio noi. Siamo pezzi di specchio noi. È una canzone? No, anche di Scamorza, affumicati. Sì, ok, oltre all'affumicamento e al pezzo di canzone e al pezzo di specchio, potremmo sapere qual è secondo te la parola da dire a questo punto della serata dopo la prima mezzanotte del 2012? Il 2012 mi sta sul cazzo. Vabbè, non ti chiediamo il perché, perché penso che sia ovvio non chiedere il perché, no? Su questa cosa. Perfetto. Qui l'abbiamo già ascoltato. E quindi una parola. Una parola per questo Capodanno ai Rizzoli. 2012, beh, in particolare, molto particolare. Fuori dal comune, inaspettato, nonché piacevole. Nonché piacevole. Sì, sì, perché ogni cosa che è particolare a suo modo deve essere per forza piacevole. Poi la compagnia non è è la migliore, quindi... È stato difficile arrivare ai Rizzoli? No, per niente, guarda, c'era la segnaletica che inquadrava tutta la situazione e d'altronde noi ci siamo chiesti come mai e come potessero fare i ipotetici tir a scendere fino qui sotto nonché a risalire e quindi ci siamo spiegati l'ignoranza delle autorità preposte a tale entità così grossa nonché inappropriata. Senza nome o anche se non vuoi dire comunque. Vabbè, da dove Cosimo vieni? Carbone da pellare, semplice. Okay. Grazie senza mille. Tanti. Cosimo Carbone quindi è stato il Capodanno ai Rizzoli. Sì, 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 perfetto. Ok, andiamo avanti. Grazie Cosimo. Ok, una parola sola per definire questo cazzo di Capodanno. Come dire, a secco di benzina, ma piena di belle persone. Una parola solo? Una persona. Riproviamoci, una parola solo? Entusiasmante. Entusiasmante. Ci vogliamo firmare perché tanti... Non ci firmiamo però. Va bene, una parola solo per questo cazzo di Capodanno. L'ho detto a tutti cazzo, quindi lo dico anche a te. Questo cazzo di Capodanno. Leva la mano, facciamo così. Non ti preoccupare. Ok, ma non ti riprendo la faccia. Leva la mano. Leva la mano. E vedi. Leva la mano. È il mio 2012. Leva questa cazzo di mano. Mi stai mandando a fanculo 40 minuti di registrazione. Vai avanti, per favore. Leva la mano. E vedi. Leva la mano. No. Ok, facciamo così. Okay. Leva la mano. Che vuoi sapere? Dai, fai la. Volevo sapere solo una parola per questo Capodanno. Ma raga, non dà, metto un... No, me le fassi dare la luce, non è.
Una parola solo per questo capodanno. Come venire qua per aiutare. Una parola. Come? Voi a collaborare. La parola sola è Rizzoli. È Rizzoli. Perfetto. Tu sei sempre tu. No. No. E Teodoro? Riprendilo. La moccia fa, scusate. Una parola solo per questo. No, te l'ho scritto già. With a report. With a report. Una parola per questo capodanno. Ma io pensavo. Una parola? Io pensavo che 5 già faceva. Una parola sola per questo capodanno, Pietro Botte. L'ho detto. Cioè? Io pensavo che 5 e mezza già faceva luce, invece no, ancora c'è. Una parola sola, va bene. Una parola solo per questo capodanno. Cazzo. Madonna. solo, lo puoi ripetere per favore, perché ho bisogno di un campo più largo. Vai più là, vai, dillo di nuovo. Cazzo. È fantastico. Dove avreste? No, 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 è una cosa che rimane a noi, sicuramente a noi, veramente a noi. Una parola. E poi io faccio un capiso. Una parola sola, una parola sola. Per questo capodanno. Una parola, puoi dire che cazzo vuoi? Buio. Buio. Grazie. Violentare, vai, vai. Cioè, come la violenza, tu vedi il pezzo. Posso? Posso dire una parola? Basta. Sempre a metà, io non riprendo mai intero le persone. Cioè, ci piacciono queste riprese. Posso? Sì. Wa-a. Lo possiamo dire un po' anche magari con un tono? Ci riusciamo? Ragazzi, di nuovo. Wa-a. Di nuovo? Wa-a. Va bene, allora se tutti quanti all'unisono al mio 3 diciamo tipo wa-a, chiudiamo questo servizio. Quindi allora al 3 facciamo il wa-a della canzone Maria di Scarica. Va bene? Allora 1, 2, 3 wa-a. Sì, sicuramente ci siamo, dai.